non si scrive in carta, spara a innamorarse. Hoy ya las flores no se ven, donde ha quedado aquel romance. Y ya no existen los poemas para conquistarse, ahora se mandan solo mails, ya nadie entrega chocolate. Cagate che trovo sull'internet. Questi zappini qua, guardali, che faranno da appendicapelli o altro. Carini anche da vedere. Eccoli là. E uno, e due, e tre. E basta, ho finito i capelli. Ti presento la mia capelliera. Bene, c'è il generatore GPL che si spegne. Fa sto rumore strano, questa specie di psh sotto. E tutti che alzano le mani perché è un generatore a GPL. L'unico che mi ha, diciamo, risposto, dice che bisogna staccarlo e mandarlo su in fabbrica dove l'hanno fatto, che magari è semplicemente un tubetto staccato, che cazzo ne so io, cioè, che porta al generatore. Vabbè, no comment. Vado a straviarmi a modo mio. Si sta avverando quello che io ho sempre sostenuto, che quando prendi un camper vecchio in realtà sono le rate al contrario. Lo dissi ancora tantissimi anni fa in uno dei miei primi video, che prendere un camper vecchio è fare un finanziamento al contrario, perché ti compri dopo tutti i pezzi da cambiare e vai a spendere uguale. A me va bene così per il discorso che ho monoscocco e vetroresina, ecco, per la base. Oh ragazzo, guarda qua, vabbè che a me piacciono le cose strane, ma questo è il CP che beve. Ma dormire fuori dal commercialista, non so, a me quasi diverte. Cioè, il fatto che domani mattina mi alzo, porto fuori il cane, ok, e dopo sono già dal, non lo so, andiamo oltre al pratico, qua siamo sul divertente e non riesco a capire il perché. E sì che non c'è assolutamente nulla di divertente, voglio dire, so di andare dal commercialista da Gheskei che go anche a dita al mio commercialista. Cioè, sta attento, perché quando io do Skei, cioè che pago, difatti ho da denunciare anche all'Inps, è stato, quando va fuori a massa Skei, mi viene tipo una fitta al cuore, e secondo me sto qua l'è tentato omicidio. CP, guarda che faccia, digli ai nostri amici qua che l'importante è la salute mia e tua. Ah, che bello, lo menzionavo l'altro giorno. Il Ducato passo corto e tetto basso camperizzato, quello è bellissimo. Ah, questa è una delle due aree camper di Treviso, quella con l'area cani a fianco, e c'è la ferrovia, fa molto rumore. In più c'è anche brutta gente, attento che brutta gente che arriva, attento, arriva della gente proprio brutta. Sì, l'entrata è un po' particolare perché è proprio in una curva nascosta. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche. Sei nel centro di Treviso, mercato del pesce. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Treviso, per chi non lo sa, è la città dei Magna Skei. Qua ti trovi tutti i negozi da Skei, bar da Skei, tutte robe rapportate ai Magna Skei. Ma si manca il mio commercialista del Treviso. Infatti, mica porti Skei, non li mangia. Incredibile. Cos'è che è sta roba Caldonius? Che hai detto? Che è una metropoli, cos'è che è? A misura d'uomo. A misura d'uomo? Ah, perché dici? Non è una metropoli con grattacieli, strade affollate, con macchine. È un piccolo giardino realizzato. Ed è che je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il
me parle tout bas. Le voilà. Questo è l'uomo. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. C'è una robetta così per presentarmi dai clienti. Mi piacerebbe di più questa, però non so, credo che a pecche di poca sobrietà. Infatti è una biblioteca. Che forte, anch'io voglio sul pulmino questo coso qua, è bellissimo. Figo sto posto, adesso me lo pulmino, bello, scontolare. E purtroppo io adesso mi sono messo in testa si leva Thomas si leva Golfo vuoi anche un fia inquadrare per ricordarsi appunto il mio. Mi sono messo in testa che siccome va di moda a fare il food blog insomma quelli che fanno le robe a mangiare, mi messo in puntare e non le fai vedere, è un peccato perché non è in questo posto che era un simpaticissimo you can eat Veneto. Certo che 25 euro e ti ordini tutto quello che vuoi e mangi all'infinito. Tutti vai, bravo. Io non so come cazzo fanno a starci dentro con i 25 euro, però vabbè ragazzi, finché non chiudono approfittate. Si chiama Gatto Fame Ceo e a Treviso. Aspetta, perché no, ci manca la collezione, l'imbarazzo di Olfo in un all you can eat Veneto, vediamo com'è a differenza degli altri imbarazzi. È uguale agli altri imbarazzi, il sorrisino di circostanza, quel silenzio imbarazzante. Les yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose.